L'edizione 2016 di Maison Loisir registra anche un anniversario di battesimo, 6 mesi dal battesimo della Mont Blanc Salumi Morget, battesimo che è avvenuto alla Foire du Ceinture, e oggi festeggiamo il secondo evento pubblico. Simona, sì? L'ideatrice di questo progetto. In realtà l'ideatore è mio marito Giuliano e anche il produttore di tutti questi salumi. Abbiamo aperto questa produzione di salumi tipici a Morget e abbiamo una piccola rivendita all'ingrosso di carne fresca e abbiamo iniziato quest'inverno a servire i ristoranti e albergatori della nostra Valdigne. Però l'esperto è appunto mio marito, che produce dai boudin alle salsicce, lardo, prodotti più o meno tutti del territorio, insomma. Tempo di crisi, coraggio a avviare un'iniziativa così. Sì, è stato molto coraggioso, soprattutto in questo momento di crisi, ma devo dire che abbiamo avuto un buon riscontro, un po' perché i prodotti sono tutti di buona qualità e cerchiamo di avere un buon prodotto sul mercato, e poi la voglia di lavorare non ci manca, quindi i clienti andiamo un po' a cercarli, soprattutto mio marito che contatta tutti i ristoratori. E noi arriviamo da una ristorazione, avevamo un ristorante sempre a Courmayeur, quindi un po' la cerchia di ristoratori la conosciamo, cerchiamo di farci conoscere con i nostri prodotti. Giuliano, le vostre specialità? Buongiorno, sì, le nostre specialità sono le tipiche valdostane, il lardo che viene messo in marinatura per almeno 90 giorni, invece le moccette, che cerchiamo di recuperare sempre la classica ricetta con i bovini rigorosamente valdostani, perciò adesso uscirà anche la certificazione AREV anche per le nostre moccette valdostane. E poi abbiamo la serie dei salamini che è di bovino e suino, il classico valdostano, la moccetta, il salamino di moccetta che sta uscendo a giorni, abbiamo ancora quello di cervo e i classici boudin, che anche quelli in stagione invernale più indicato li faremo anche con il sangue e senza. E questo, e poi cerchiamo di fare una selezione anche di tutte le carni, soprattutto valdostane, cerchiamo di rivalorizzare il prodotto valdostano perché è molto importante ed è di ottima qualità. Questo dobbiamo farlo capire ai nostri clienti che arrivano da fuori valle, è molto importante. Quindi il lardo non si trova più solo in bassa valle, a Morget c'è un lardo concorrenziale.